Allora, assessore Luca Braia, buonasera, grazie per essere qui con noi. Volevo cogliere l'occasione della cena di gala qui presso il Palazzo di Santo Spirito per chiederle del bando regionale di cui ho sentito molto parlare, che prevede il finanziamento delle strade rurali. Questa strada rurale rientra in quel bando oppure no? Ah, noi abbiamo fatto un lavoro, credo, molto interessante, partito 6 mesi fa con un bando di una misura del PSR Basilicata, la misura la 431, aveva una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro, incrementata dopo a 25 milioni di euro, e aveva come obiettivo quello di sostenere il ripristino, la riqualificazione di strade rurali che rappresentano un po' il limite per diciamo, l'accesso alle campagne e anche alle emergenze culturali, architettoniche che vivono all'interno delle aree rurali. Tra queste, tra le domande che sono pervenute, ben 125 appartenenti a, 100, diciamo, a tutti i comuni della nostra regione sono state tutte finanziate. Anche il comune di Stigliano, con la sua progettualità, è riuscita ad entrare in questo finanziamento e ora avrà a disposizione il 24 firmeremo i decreti oltre 200.000 euro per riqualificare esattamente la strada che oggi porta a questo straordinario posto. Io colgo l'occasione per complimentarmi con l'amministrazione per il buon risultato raggiunto, perché quando si vince un bando si è operato bene in termini di documentazione, di progetto, ma soprattutto mi complimento per la scelta che è stata fatta di una strada che porta un bene monumentale, penso veramente straordinario, capace di cogliere e accogliere così tante persone in un convivio unico. Penso che bisognerà lavorare anche in futuro per cogliere altre opportunità del PSR finalizzate anche alla riqualificazione di questo straordinario posto, che credo possa avere una molteplicità di funzioni che credo la comunità di Stigliano meriti di avere a disposizione. Grazie mille e buon proseguimento. Grazie a voi.